saluto cordiale a tutti coloro che sono in ascolto. Iniziamo con una serie, una bella carrellata di esercizi di riepilogo riguardanti l'argomento equazioni lineari intere a coefficienti numerici interi e frazionari. Tratti questa ventina di esercizi che farò, ne trarrò una ventina dal testo intitolato Algebra Blu 1 della casa editrice Zanichelli e degli autori soliti Bergamini, Trifone, Barozzi, notissimi, libro utilizzatissimo nelle scuole. Andiamo a leggere una piccola precisazione, farò una cinquantina, sessantina massimo di esercizi di questa categoria per chi appunto vuole prepararsi per un compito eventualmente o vuole, evidentemente deve recuperare un debito, insomma deve fare l'esame, sostenere l'esame di recupero di settembre, può attingere a questo canale, quindi spargete la voce ragazzi, il canale è a vostra disposizione, trovate tantissimi esercizi per esercitarvi, per confrontare appunto le risoluzioni con le mie. Un'ottava aperta quadra, aperta tonda, x meno 2 chiusa la tonda, che moltiplica, aperta la tonda, x meno 3, chiusa la tonda, chiusa la quadra, meno 15 quarti uguale, un quarto, che moltiplica, aperta la quadra, aperta la tonda, x quadro, meno 6x, chiusa la tonda, meno un mezzo x, che moltiplica, aperta la tonda, x più 1, chiusa la tonda, chiusa la quadra, meno 1. Come vi ho detto tante volte, l'equazione effettivamente è un'equazione intera a coefficienti numerici sia interi che frazionari. Quando sono presenti dei coefficienti frazionari, è evidente che vi ho fatto vedere nel video precedente, il numero 6, un trucchetto per eliminare queste frazioni, per avere un'equazione lineare intera a coefficienti interi. Come si fa? Prima dobbiamo effettuare i prodotti e poi applicheremo questo piccolo trucchetto che vi ho fatto vedere nel video precedente, ripeto, il numero 6, questo sarà il numero 7. Andiamo dunque a seguire le solite norme delle espressioni, quindi prima le tonde o un ottavo, riapriamo la quadra, effettuiamo questo prodotto fra questi due binomi di primo grado, x meno 2 per x meno 3, x per x naturalmente è un x al quadrato, x per meno 3 è un meno 3x, così come x per meno 2 è un meno 2x, meno 2x meno 3x è un meno 5x, si può scrivere direttamente, meno 2 per meno 3 è un più 6. Tutto questo chiusa la quadra, meno il nostro 15 quarti, poi abbiamo un quarto uguale, un quarto che moltiplica, allora apriamo un'altra quadra, un altro piccolo trucco, ricordatevi quando avete termini che sono di grado superiore alla x, visto che state facendo equazioni di primo grado algebriche, è evidente che l'x quadro, l'x cubo, l'x quarto se ne devono andare a zero, se non se ne vanno a zero, cioè se non si eliminano, c'è qualcosa che non va nella vostra risoluzione. Andiamo a sciogliere quella parentesi semplicemente, scrivere x quadro meno 6x e moltiplichiamo quel meno un mezzo x rispettivamente per x e poi per più 1. Meno un mezzo x per x è un meno un mezzo x elevato al quadrato, meno un mezzo x per 1 è un meno un mezzo x. Chiudiamo la quadra, meno 1. Andiamo avanti. A questo punto cosa conviene fare? Conviene scrivere, moltiplicare un ottavo per x quadro meno 5x più 6, quindi scrivere x al quadrato meno 5x più 6 fratto 8, naturalmente la mia non è unica risoluzione, si può fare in tanti modi, meno 15 quarti uguale, a questo punto cosa facciamo? Scriviamo un quarto e effettuiamo i nostri effettuiamo come dicevo i passaggi, le somme algebriche dentro la quadra, abbiamo che x quadro meno un mezzo x quadro, dobbiamo fare 1 meno un mezzo che fa un mezzo, quindi x quadro meno un mezzo x quadro è un mezzo x elevato al quadrato. E poi quello che si può fare è sicuramente, invece di fare così, dentro la quadra si può fare direttamente un ulteriore minimo comune multiplo, che in questo caso vedete è 2, in effetti è conveniente fare questo, 2 diviso 1, 2 per x quadro è 2x quadro, 2 diviso 1, 2 per meno 6x è un meno 12x, 2 diviso 2, 1 per meno x quadro è un meno x quadro, 2 diviso 2, 1 per meno 1 per x è meno x per 1, quindi meno x. Chiusa quadra, meno 1. Andiamo avanti. Allora, prima di fare il minimo comune multiplo di tutti i denominatori presenti, come vi ho detto nel video precedente, andiamo a scrivere ancora x quadro. Oh, vi sto facendo vedere un modo, ma ce ne sono altrettanti. X quadro meno 5x più 6, tutto fratto 8, meno 15 quarti, uguale 1 quarto. Attenzione, 2x quadro meno x quadro è un x quadro, meno 12x meno x è un meno 13x, quindi in pratica devo moltiplicare un quarto per x quadro meno 13x fratto 2, e si moltiplica 1 per x quadro meno 13x che fa x quadro meno 13x, quadro per 2, 8, numeratore per numeratore, denominatore per denominatore, meno 1. Fatto questo
come vi dicevo, possiamo eliminare le frazioni. In che senso? Beh, nel senso che possiamo fare un minimo con il multiplo tra i denominatori che sono presi, abbiamo un 8, un 4, un 8 e poi abbiamo un 1 fratto 1, se vogliamo essere precisi, no? Chi è il minimo con il multiplo? 3. Beh, tra 8, 4 e 8 evidentemente è 8. Quindi cosa facciamo? Invece di fare un unico minimo, sprecare il tempo per mettere la linea, eccetera, facciamo 8 diviso 8, 1 per x quadro meno 5x più 6, che è un x quadro meno 5x più 6. 8 diviso 4, 2 per meno 15, 2 per meno 15 è un meno 30, uguale 8 diviso 8, 1 per x quadro meno 13x è un x quadro meno 13x. E infine 8 diviso 1, 8 per meno 1, meno 8. Avete visto come non c'è più il denominatore non c'è più, perché ho applicato in sostanza, senza farlo vedere, il secondo principio di equivalenza, cioè moltiplicando ambo i membri per il mio minimo comune multiplo, cioè per 8. Questo ho fatto. A questo punto, per la regola della cancellazione, come deve succedere, x quadro ed x quadro se ne vanno. A questo punto cosa posso fare? Beh, posso trasportare, applicando la regola del trasporto, meno 13x da destra a sinistra, e scrivere, cambiando lo disegno evidentemente, scrivendo 13x meno 5x, 6 meno 30 è un meno 24, che con la regola del trasporto posso trasportare a destra cambiando lo disegno e diventando un 24, naturalmente meno 8 che già c'è, meno 13, chiedo scusa, 13x meno 5x è un 8x, uguale 24 meno 8 è 16. Applico infine il secondo principio di equivalenza ancora un'altra volta, dividendo questa volta ambo i membri per un numero diverso da 0, che è 8. 8 e 8 se ne vanno, ottengo che x è uguale a 16 ottavi, cioè 2. X uguale 2 è la soluzione della mia equazione. Non faccio la verifica per motivi di tempo. Se volete fare la prova, la verifica, prendete questo x uguale 2, come vi ho fatto vedere nel video precedente, lo buttate dentro a ogni x presente e vi verrà la verifica dei due membri, cioè vi verranno due numeri uguali sia nel membro di sinistra che nel membro di destra. Proseguiamo, leggiamo un'altra. Naturalmente farò sempre esercizi con coefficienti frazionari, che sono quelli più difficili, non farò quelle banali di cui ho già proposto qualche esercizio peraltro. Aperta la tonda x meno 4 terzi, chiusa la tonda che moltiplica 2x più 1 quarto, aperta la tonda che moltiplica, la rileggo, scusate, aperta la tonda x meno 4 terzi, chiusa la tonda che moltiplica, aperta la tonda 2x più 1 quarto, chiusa la tonda, meno x elevato al quadrato, meno linea di frazione, numeratore x che moltiplica, aperta la tonda 2 più 3x, chiusa la tonda, fratto al denominatore 3, uguale 7 quarti più linea di frazione, numeratore x più 2, denominatore 3. Facciamo una freccia per indicare che andiamo avanti. Come potete vedere, in questo caso possiamo già effettuare il nostro, manca solamente da moltiplicare queste due parentesi, perché poi possiamo naturalmente fare il minimo di multiplo tra tutti i denominatori presenti. Quindi moltiplichiamo x meno 4 terzi a 2x più 1 quarto, scrivendo x per 2x, che è sicuramente un 2x elevato al quadrato, x per 1 quarto è un x quarti, o un quarto x, si può scrivere in tutti e due modi, meno 4 terzi per 2x, bisogna fare un meno 4 per 2x, che è un meno 8x, quindi un meno 8 terzi x, o meno 8x terzi, è la stessa cosa evidentemente. E poi dobbiamo moltiplicare meno 4 terzi con più 1 quarto, che viene un meno 4 dodicesimi, che si può semplificare e scrivere direttamente un meno 1 terzo. Meno x quadro, meno, qua possiamo moltiplicare l'x per 2 più 3x, quindi scrivere 2x più 3x per x, che fa 3x quadro fratto 3, uguale il nostro 7 quarti più x più 2 terzi. Bene, a questo punto possiamo partire col minimo di multiplo. Vediamo chi è. Allora, qua abbiamo un 4, un 3, un 3, un 3, un 4, un 3. 4 per 3, essendo 4 un 2 al quadrato, 3 il numero primo, 12 è il minimo di multiplo presente tra i denominatori presenti. 12 diviso 1 fa 12, per 2, 24 x quadro. Vedete che in questo modo mando via subito il mio denominatore. Poi naturalmente voi, se il vostro professore, no, vuole che lo facciate vedere questa linea di frazione lunga, quindi se volete farlo come vuole il vostro professore, dovete prendere questi termini qui che sono a destra, portare tutto quanto a sinistra, quindi cambiando di segno quei termini che trasportate per la regola del trasporto da destra a sinistra, mettere una linea di frazione lunga, scrivere in questo caso 12 e fare il minimo di multiplo, poi applicare il secondo principio di equivalenza, quindi moltiplicare ambo i membri per 12, visto che nel membro di destra c'è 0, 12 per 0 0, 12 per quel 12 di sotto va via e rimane quello che sto scrivendo io adesso. Ma se volete fare veloce,
potete far così, anche perché non è che sempre dovete fare con questo metodo che vuole il vostro professore, insomma. Bisogna anche velocizzarsi un po' per il tempo, perché i compiti in classe hanno un tempo determinato. Vi dicevo, 12 diviso 12 fa 2x quadro e 24x quadro. 12 diviso 4 fa 3 per x, 3x. 12 diviso 3 fa 4 per meno 8x, è un meno 4, è un meno 8x per 4 è un meno 32x. Ancora, 12 diviso 3 fa 4 per meno 1 meno 4. 12 diviso 1 fa 12 per meno x quadro, è un meno 12x al quadrato. Attenzione, qua c'è un meno, quindi questo meno rende questi due negativi entrambi, 2x più 3x quadro. 12 diviso 3 fa 4, 4 per 2x fa 8x, col meno, meno 8x. 12 diviso 3 fa 4, per 3x quadro è 12x quadro, col meno davanti, meno 12x quadro. No? Occhio agli errori eventuali di segno. Uguale, 12 diviso 4 fa 3 per 7 è 21. 12 diviso 3 è 4, questo 4 va a moltiplicarsi a x più 2, 4 per x è 4x, 4 per 2 è 8. Avendo fatto già le frazioni algebriche siamo veloci nel fare queste cose. Notiamo subito come nel membro di sinistra meno 12x quadro meno 12x quadro fa meno 24x quadro, che se ne va con quel 24x quadro. Ricordatevi che i termini di secondo, terzo, eccetera, cioè i termini con x con parte letterale superiore al primo, devono andarsene a zero, altrimenti non staremo facendo equazioni di primo grado algebriche. Sommiamo quello che c'è da sommare sempre a sinistra, abbiamo che meno 32x meno 8x fa meno 40x. Notiamo che meno 40x più 3x è un meno 37x, che a questo punto si va a sommare col meno 4x che ho preso a destra, l'ho portato a sinistra e l'ho cambiato di segno per la regola del trasporto uguale. Trasportiamo questo unico termine noto che è qui, questo meno 4, a destra cambiando di segno per la regola del trasporto, otteniamo un 4 più 8 più 21 fa 30. Sì, vabbè, domani mattina. 8 più 21, c'è qualcuno che mi dirà non sai fare i conti, no vabbè, mi distraggo a volte. 21 più 8 fa 29, no? E allora otteniamo che in effetti meno 37x meno 4x è proprio un meno 41x. Uguale 29 più 4 è 33, sperando di non sbagliare i calcoli. A questo punto divido ambo i membri, sempre se possibile, per quel coefficiente che c'è davanti alla x, quindi per meno 41. Ottengo pertanto che questi due se ne vanno, la x è pari a meno, più diviso meno fa meno, 33 41esimi, che è un risultato corretto, perché è il risultato che c'è nel libro, e se andate a fare la verifica, che è un po' fastidiosa, cioè prendete questo meno 341esimi, lo sostituite al posto della x, buona fortuna per la verifica, vi verrà proprio così. Dunque, andiamo avanti, aperta la tonda, x mezzi più 2 chiusa la tonda, che moltiplica aperta un'altra tonda, x meno 1 chiusa la tonda, più 8 quinti, uguale x quadro mezzi più un quinto che moltiplica aperta la tonda 4x più 1 chiusa la tonda meno 3 decimi che moltiplica aperta un'altra tonda x meno 1 chiusa la tonda meno 2 quinti. Naturalmente il mio modo di risolverle è questo. Non mi venite a dire ragazzi per favore, non mi usate, ma si poteva anche certamente, ci sono tanti modi per risolverle. Voi seguite il metodo del vostro professore, io ve le risolvo così. Se vi piace bene, se no, che vi devo dire? Fatemi il pollice verso il basso, tanto non è che. Se invece vi piace, mi fate il pollice verso l'alto. Vedete voi. Prima di effettuare, come al solito, il minimo comune multiplo tra i denominatori, devo crearmi i miei denominatori. Quindi devo intanto eseguire le mie eventuali moltiplicazioni. Comincio con moltiplicare questo x mezzi più 2 per x meno 1. X mezzi per x è un x al quadrato mezzi, perché devo fare x per x fa x quadro, per un mezzo è un x quadro mezzi. Quindi x quadro mezzi, x mezzi per meno 1 è un meno x mezzi. 2 per x è un 2x, 2 per meno 1 è un meno 2. Il prodotto è stato fatto. Riscrivo poi più 8 quinti, uguale, riscrivo ancora x quadro mezzi, moltiplico quello un quinto per 4x più 1, 4x per un quinto è un 4 quinti x, quindi un 4x quinti o 4 quinti x è uguale, un quinto per 1 è naturalmente un quinto. Moltiplico poi quel meno 3 decimi con l'x meno 1, meno 3 decimi per x è un meno 3 decimi di x, o anche un meno 3 x decimi uguale, meno 3 decimi per meno 1 è un più 3 decimi, in quanto meno per meno fa più, meno 2 quinti. Cosa faccio? Intanto posso applicare subito la regola della cancellazione, notando come x quadro mezzi se ne vanno perché sono termini uguali in ambedue i membri. Come
controllo se c'è qualche altra regola di cancellazione da fare, mi sembra a occhio di non vederla, vado a passare direttamente al minimo comune multiplo, che in questo caso, vediamo chi è, abbiamo un 2 e poi un 5 e un 10, 10 avevo 5 per 2, direi che il minimo comune multiplo senza dubbio è 10, 10 diviso 2 è 5, per meno x è un meno 5x, abbiamo poi un 10 diviso 1 fa 10, per 2x è un 20x, ancora 10 diviso 1 fa 10, per meno 2 è meno 20, 10 diviso 5 fa 2 per 8, 16, uguale 10 diviso 5 è 2 per 4x è un 8x, 10 diviso 5 è 2 per 1, 2, 10 diviso 10 è 1 per meno 3x è un meno 3x, 10 diviso 10 è 1 per 3, 3, 10 diviso 5 è 2 per meno 2 meno 4. Vedete che facilità estrema è risolvere così le equazioni. Qualcuno sta dicendo ma come si permette a farlo così? Ma mi sto permettendo perché io direi che è il metodo più veloce. Allora, sommiamo nel membro di, nel primo membro, nel secondo membro e poi facciamo, applichiamo come al solito la regola del trasporto. Meno 5x più 20x è certamente un 15x. Sommiamo qui 8x meno 3x è un 5x che trasportiamo da destra a sinistra e diventa un altro meno 5x. Uguale. Allora abbiamo meno 20 più 16 fa meno 4, ma che trasportato a destra diventa, per la regola del trasporto, diventa un 4. 2 più 3, 5, meno 4, 1. 15x meno 5x è 10x, uguale 4 più 1, 5. Dividiamo ambo i membri per 10, applicando quindi il secondo principio di equivalenza. Otteniamo che x, in quanto 10 e 10 si semplificano, è uguale a 5 decimi, cioè un mezzo. X uguale un mezzo e pertanto il risultato della nostra equazione.